poco passaggio, incassi diminuiti e una soluzione alternativa attesa dal comune. Due settimane fa alcuni ambulanti del mercato settimanale erano stati spostati da Corso Matteotti a Piazza Veduti a causa dei lavori di ristrutturazione di questo palazzo. Dopo diverse proposte da parte dei commercianti, tutte scartate dall'amministrazione comunale anche per motivi di sicurezza, sono stati trasferiti. Oggi però, dopo giornate di entrate azzerate o con pochi scontrini battuti, quasi tutti hanno deciso di non aprire. Io stamattina non ho aperto per protesta, perché è inutile che faccio un lavoro, faccio la fatica per fare cosa? Per non avere risultati? No, basta che andate di là a vedere, non c'è nessuno. Quindi avete provato a richiedere un ritorno su Corso Matteotti? Sì, certo, abbiamo provato a richiedere un ritorno e comunque possiamo anche aggiustarci un pochino fra di noi, nel senso ci ristringiamo un pochino, si possono trovare tante soluzioni, ma lì non è possibile. Lì significa per noi non fare niente. Tra l'altro questa, se non mi sbaglio, è una situazione che si dovrebbe prolungare per diversi mesi. Sì, hanno detto fino a fine dicembre, ma invece abbiamo saputo che va anche oltre. I commercianti, già penalizzati dall'emergenza Covid-19, tornano a chiedere la possibilità di spostare altrove le bancarelle in un posto più centrale e di passaggio del centro storico. Lei questa mattina ha deciso di aprire, per quale motivo? Ma guardi, noi sinceramente abbiamo aperto giusto perché avevamo delle cose nostre da sistemare, però se dovevamo aprire per vendere, tanto valeva stare a casa, nel senso non... Vi penalizza questa posizione? Ci penalizza moltissimo. Moltissimo, da un incasso che facevamo dall'altra parte a qua è praticamente il 90% in meno, nel senso là facevamo una cifra, qua non facciamo niente. Qualcuno ha deciso appunto di non aprire proprio, lei che cosa farà nelle prossime settimane? Non lo so, cioè se la situazione è questa e se così veramente deve rimanere non conviene nemmeno aprire, arriveremo comunque per fare la spunta, per fare la protesta, ma però... non di certo per incassare. Aspettiamo possibili soluzioni. Noi abbiamo fatto di tutto, abbiamo chiamato voi della TV, abbiamo chiesto degli incontri con l'assessore, però niente, non abbiamo ottenuto niente.